Buongiorno, è il primo sabato del mese. Madonna Fatima ha esortato in riparazione dei peccati e per la conversione dei peccatori di fare la conversione, la comunione riparatrice nei primi 5 sabati del mese. Come il cuore di Gesù, ho detto i primi 9 venerdì, così anche i primi sabati del mese. Ma vorrei, come al solito, ricordarvi San Francesco Carocciolo. Si chiamava Ascanio Carocciolo, Caracciolo. E aveva il recapito presso la congregazione dei bianchi della giustizia che si dedicava all'assistenza dei condannati a morte, dove operava anche un altro sacerdote suo omonimo. Un giorno giunse una lettera scritta dal genovese Agostino Adorno e da Fabrizio Caracciolo, abate di Santa Maria Maggiore a Napoli. I due si rivolgevano ad Ascanio Carocciolo per chiedergli di collaborare alla fondazione di un nuovo ordine, quello dei chierici regolari minori. Postino recapitò la lettera al giovane sacerdote. Nato il 13 ottobre 1563 a Villa Santa Maria di Chieti e trasferitosi a Napoli a 22 anni di età per completarvi gli studi teologici. All'eremo i Camaldoli, scrisse la regola, approvata poi nel 1588. L'anno dopo Ascanio emetteva i voti religiosi assumendo il nome di Francesco. Nel 1593 la piccola congregazione tenne il primo capitolo generale e Francesco dovette accettare per obbedienza la carica di preposito generale. Intanto la congregazione approdava a Roma, alla chiesa di Sant'Agnese in piazza Navona. Francesco morì il 4 giugno del 1608. Mi pare che si chiamano, oltre chierici regolari minori, i Caracciolini. Il Vangelo di San Giovanni, e siccome già siamo quasi a Pentecoste, è la finale del Vangelo di San Giovanni. Come per gli Atti degli Apostoli e la finale degli Atti degli Apostoli. E capitolo 21, versetti 20-25. Pietro allora, voltatosi, vide che gli seguiva quel discepolo che Gesù amava, quello che nella cena si era trovato al suo fianco e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro, dunque, vedutolo, disse a Gesù: Signore, è lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: Se voglio che rimanga finché io venga, che importa a te? Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti. Noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ci sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per uno, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Faccio due premesse. La prima, per dirvi che nello stile semitico, ebraico, l'autore non è lo stesso del redattore. Il redattore
siccome attinge all'autore, fa sua la testimonianza, la elabora, cerca di farla comprendere meglio come insegnamento. Così il Vangelo di San Giovanni. Il Vangelo di San Giovanni è scritto dai redattori. Guardate, se vi siete stati attenti, in ultimo dice: noi sappiamo che la testimonianza è vera. Noi sono diversi redattori che si rifanno al vero testimone, testimone più qualificato, testimone più vicino a Gesù. Tant'è vero che soltanto nel Vangelo di San Giovanni c'è la lavanda dei piedi, la consegna di Gesù, o meglio di Maria, a noi da parte di Gesù, la presenza di Giovanni e delle donne. E altri evangelisti, sinottici, dicono che le donne stavano lontano, perché loro non erano presenti. San Giovanni era presente, quindi poteva testimoniarlo. E poi San Giovanni dice le ore esatte, il pomeriggio, erano le 4, al sesto giorno. Sono tutte testimonianze prese da vivo e ricordi che poi sono stati scritti dopo, quindi non direttamente da San Giovanni, ma l'autore è chiaro che è San Giovanni. Data questa prima premessa, la seconda premessa. Leggendo il Vangelo così, purtroppo a pezzettini, non si capisce perché San Pietro ha tutta la preoccupazione di dire che cosa ne sarà di Giovanni. Perché Gesù gli ha detto: seguimi. E ha detto che quando sarai vecchio tenderai le mani qualcuno e ti porterà, qualcuno ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi, significando di quale morte sarebbe dovuto dare gloria a Dio. Quindi Pietro dice: è lui, è Giovanni. E Gesù risponde: Giovanni, ma che te ne importa? Se io voglio che rimanga finché io ritorni e ritornerò, a te che importa? Tanto che, ecco, chi ha scritto, tutti pensavano che Giovanni non dovesse morire, invece è morto come tutti gli altri apostoli. Forse a tardissima età, custode della Vergine Maria Immacolata. Per cui, a ragion veduta, dice che la testimonianza è vera e noi possiamo, ecco, dichiararlo. E abbiamo scelto soltanto questi passi, perché se avessimo dovuto scrivere tutto quello che ha detto e fatto Gesù, non basterebbe i libri di questo mondo per riportarli. Così è la finale di San Giovanni. Che cosa ne possiamo ricavare? Questo: che chi ha visto può rendere testimonianza, chi non ha visto si serve della testimonianza di chi ha visto. Quindi noi, ormai dopo tanti secoli, ci serviamo della testimonianza tramandata da quelli che hanno visto Gesù, che hanno parlato con Gesù. E ognuno, secondo come l'ha vista, ma sempre per dare un insegnamento: seguire le orme di Gesù con coraggio, con diciamo precisione, ma con tutto il cuore,
con tutte le nostre capacità. Perché il Signore a questo ci ha chiamato. Gesù, Verbo di Dio, si è fatto uomo perché noi uomini potessimo vedere, sapere, conoscere l'amore di Dio, che in San Giovanni è professato e testimoniato a piene mani l'amore di Gesù per noi e per ciascuno di noi. Per comprendere che significa tradizione, che per noi cattolici è importante, non c'è solo la scrittura, ma la tradizione, sono due rivoli, come vedete nel Concilio Vaticano II, di una stessa sorgente, la parola di Dio. La parola di Dio tramandata a voce, la parola di Dio scritta. E si vede nei Vangeli, grazie agli Apostoli, tutto quello che noi abbiamo di sacro nel Nuovo Testamento, come anche nel Vecchio Testamento, prima veniva data questa testimonianza a voce. E a voce si passava da generazione a generazione, finché c'era una generazione, anche la seconda o la prima generazione, che metteva in iscritto il ricordo che ricevevano, quindi la tradizione. E allora c'è una parola detta a voce e una parola scritta. Ora, la parola detta a voce è trasmessa dagli apostoli, per cui bisogna andare alla fonte degli apostoli, che sono la tradizione, e il successore degli apostoli, che hanno ricevuto e ricevono sempre questa tradizione orale, oltre a quella scritta. Ed è sempre parola di Dio. Detto questo, è importante la benedizione sempre, perché ci viene da Dio, ed è vocale, non è scritta, come sto facendo io. Uno potrebbe scriverla. Il Papa manda tante benedizioni, non so la voce, sono le pergamene per i 25esimi, i 50esimi. Ma lui sa e non sa, ormai ci sono quelli che scrivono e certificano che il Papa è d'accordo. Certo che il Papa è d'accordo, va bene dire 25esimi, 50esimi e così va di seguito. Detto questo, diceva la benedizione che viene da Dio, non scritta, ma si può anche scrivere. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca, vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi, stavolta vi dia la sua misericordia. Io rivolgo il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente per quelli che soffrono terribilmente. E per quelli anche che non hanno la cognizione totale della parola di Dio, non solo scritta ma anche orale, perché tutti possiamo comprendere attraverso la parola di Dio, scritta e orale, di seguire le orme di Gesù, che poi si traducono in una parola sola. L'amore di Dio e l'amore del prossimo. Vecchio Testamento e Nuovo Testamento combaciano. L'amore di Dio e l'amore del prossimo. Questo per intercessione della Vergine Maria Immacolata, di San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Francesco Caracciolo, tutti i santi, tutti gli angeli, a capo San Michele Arcangelo,
e tutti gli apostoli, tutti i profeti e degli angeli, ancora di più San Gabriele e San Raffaele. San Gabriele che annuncia la parola di Dio incarnata e San Raffaele che ci aiuta a guarire. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Si avvicina la Pentecoste, il tempo pasquale è finito.